Il dramma del lavoro che non c'è, suicidio a Vietri. Battipaglia, sorvegliato speciale, guidava senza patente. Truffa con assegni falsi, arrestato un giovane battipagliese. Election Day a Eboli, polemiche sul sorteggio degli scrutatori. Eboli sfida tra candidati sulle politiche sociali. La terra trema in Campania, nessun danno nelle zone interessate. Battipaglia, Lega Ambiente alla ricerca dell'oro. Corsa della Sirena Leucosia, gara a Castellabate. Battipagliese, poker alla Juniores. Dopo tante ricerche e tante porte sbattute in faccia, sembra non ce l'abbia fatta più. Sarebbe l'assenza di un lavoro stabile la causa del suicidio di un uomo di 43 anni di Vietri sul Mare. Prima di morire ha scritto una lettera ai genitori. Da qualche tempo era alla ricerca di un lavoro stabile. Al dramma della disoccupazione si sarebbe aggiunta poi una delusione d'amore. Da qui la decisione estrema. A ritrovare il corpo del ragazzo sono stati i genitori. Aprendo la porta della sua camera lo hanno trovato privo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vietri sul Mare al comando del maresciallo Gerardo Ferrentino e l'ambulanza del 118 con personale medico e paramedico che non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Grande commozione da parte dei tanti amici che avevano cercato di stargli vicino e che forse non avevano fino in fondo intuito il disagio estremo. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Vietri sul Mare. Ad un pregiudicato salernitano, AA, le sue iniziali, classe 73, è stata notificata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno. All'uomo, già tratto in arresto circa 10 giorni fa perché sorpreso da una pattuglia dei carabinieri di Battipaglia allo svincolo autostradale, nonostante la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, viene contestata anche l'inosservanza delle prescrizioni, tra le quali quella di non commettere reati del provvedimento di prevenzione. Gli accertamenti dei carabinieri hanno evidenziato la commissione anche del reato di guida senza patente, essendo stato sorpreso al momento del primo arresto alla guida di una Smart intestata alla moglie, privo del documento di guida, non potuto esibire all'atto del controllo perché mai conseguito. Dopo un breve periodo di libertà, il pregiudicato è così tornato agli arresti domiciliari. Un giovane di 25 anni di Battipaglia ai domiciliari con le accuse di truffa e falsità in scrittura privata per aver acquistato materiale elettronico per un importo di circa 2.000 euro pagandolo con assegno falso. Insieme ad un complice denunciato in stato di libertà, l'uomo aveva indicato un indirizzo falso, ma su un citofono era stata posta un'etichetta con il cognome falso dato all'atto dell'acquisto dove ricevere il materiale. Non trovando nessuno, gli addetti alla spedizione hanno riportato il materiale in magazzino, da dove l'acquirente è stato contattato per il ritiro. Alla consegna però erano presenti anche i carabinieri che hanno sequestrato l'assegno falso. Giovedì 7 maggio nell'aula consiliare del comune di Eboli si è svolto il sorteggio degli scrutatori per le elezioni amministrative regionali del 31 maggio prossimo. Gli scrutatori sia effettivi che supplenti sono stati scelti mediante sorteggio pubblico con procedure informatiche fra tutti gli iscritti all'albo, utilizzando un algoritmo che genera una sequenza casuale di numeri corrispondenti alle posizioni degli iscritti all'albo stesso. Erano presenti i componenti della commissione elettorale comunale coadiuvati dai componenti dell'ufficio elettorale da quelli del servizio informatico. Fra il pubblico in aula ad assistere alle operazioni anche numerosi elettori ed alcuni candidati al consiglio comunale. Gli scrutatori designati riceveranno la nomina entro il 15 maggio prossimo. In caso di incompatibilità, ad esempio se il nome estratto è quello di un candidato oppure se la persona iscritta si è trasferita in altro comune senza aver inoltrato istanza di cancellazione all'albo, lo scrutatore sarà sostituito con il supplente designato dal sorteggio. Immancabili sono scattate però le polemiche, giacché tra gli elenchi dei sorteggiati c'è qualche nome noto ed anche qualche candidato che però fanno sapere dal palazzo comunale sarà prontamente sostituito così come da regolamento. L'elenco degli scrutatori effettivi e quello dei supplenti sono pubblicati sul sito www.comune.eboli.sa.it. Marciapiedi ostruiti, scivoli pericolosi, parcheggi sempre occupati, anche se riservati ai disabili. La vita in carrozzina è un vero inferno. A sostenerlo sono Santo Iula, 26 anni, e Federica Zabotti, 47 anni, due obolitani diversamente abili che si sono candidati a sostegno di Damiano Cardiello. È finita la ricreazione. Alle politiche sociali aiuteremo disabili, anziani e famiglie disagiate senza sprecare denaro pubblico con i finanziamenti a pioggia di questi anni, accusa Cardiello. Si chiedono in sostanza
Costanza, marciapiedi a norma e più rispetto dei parcheggi riservati ai disabili. Alla protesta si associano anche altri candidati. Massimo Cariello, del Nuovo PSI, ha affermato: renderemo Eboli una città vivibile e fruibile per tutti diversamente abili. Creeremo una rete di assistenza ridando dignità salariale a chi lavora in questo settore. Il candidato del Partito Democratico, Antonio Cuomo, è invece critico. Negli ultimi anni la giunta Caldoro ha fatto tagli drastici al terzo settore, ha detto Cuomo. Il comune deve sopperire ai guai causati dalla regione, reperendo altrove le risorse necessarie. Bisognerà attingere ai finanziamenti europei o addirittura con una sorta di risparmio alle risorse interne. Vincenzo Caputo, candidato sindaco dell'IDV, si porrà in ascolto dei cittadini con l'istituzione di sportelli d'ascolto per le varie forme di disagio, la razionalizzazione delle spese e la migliore distribuzione delle risorse a favore delle famiglie deboli. Polemico con il governo centrale e il governo regionale, Erasmo Venosi, candidato dei 5 Stelle, che boccia la strategia di Renzi e Caldoro, mentre anche Salvatore Marisei annuncia una svolta proprio sulle politiche sociali. Lieve scossa di terremoto a largo della costa calabro occidentale, poco distante da Marina di Camerota. Il terremoto di magnitudo 2.3 è stato avvertito stamani ed è stato localizzato dalla rete sismica nazionale. La scossa, avvenuta ad una profondità di 15 km, non ha provocato alcuna conseguenza, ma è stata avvertita lievemente nella zona dell'epicentro. A Battipaglia, il locale Circolo Lega Ambiente, evento in faccia, è protagonista di due incontri con la cittadinanza nell'ambito del progetto Cercatori d'Oro. L'iniziativa, sostenuta dal CSV Sodalis di Salerno, si terrà i prossimi sabato 9 e 16 maggio alle 21, rispettivamente presso i ristoranti La Creanza e Osteria sul Ponte. L'associazione ambientalista coinvolgerà il pubblico attraverso brevi filmati e testimonianze dirette delle sue attività. Animatori della serata: Mario Bove, responsabile scuola e formazione del circolo; Valentina Del Pizzo, coordinatrice della campagna nazionale Pesto Umanità e componente del comitato No Tons; Alfredo Napoli, responsabile degli orti urbani. Il progetto è stato pensato da Sodalis per favorire la partecipazione dei giovani nelle organizzazioni di volontariato. Diversi gli argomenti toccati durante gli appuntamenti, dalla tutela dell'ambiente all'educazione nelle scuole, dalle numerose campagne nazionali alle strategie per arginare le emergenze locali e globali, i temi dello sviluppo sostenibile, la gestione del territorio nel solco della valorizzazione dell'esistente, unito al complesso equilibrio da mantenere nelle relazioni con gli enti pubblici e di soggetti privati. Si cercherà l'oro nei giovani cittadini, nella loro voglia di impegnarsi per cambiare il mondo, riprendendo quel posto che questa società sembra negargli. Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni sarà lo scenario della seconda edizione del circuito di gare podistiche Cilento di Corsa 2015. Si parte sabato con la terza edizione della Corsa della Sirena Leucosia, prima gara del circuito che vedrà Castellabate ospitare 3 delle 11 tappe previste. La gara podistica si svolgerà nell'incantevole Baia di Ogliastro Marina, con start alle 18 da Piazza Giovanni Paolo II, dove sarà posizionato anche l'arrivo. È prevista la partecipazione di circa 300 atleti, che giungeranno da vari angoli della Campania e non solo, per cimentarsi in una delle gare più suggestive per la particolare bellezza del percorso dell'intero circuito podistico. Il comune di Castellabate tornerà ad ospitare una tappa del circuito Cilento di Corsa 2015 il 7 giugno con la Maratonina del Lago, per poi chiudere in bellezza ad agosto con la 18ª edizione della Marcia Longa di Castellabate, una delle gare più antiche del Cilento. Positivo e probante il test amichevole infrasettimanale per la Battipagliese, che si sta preparando alla gara con l'Orlandina, che si disputerà al campo sportivo Carlo Stagno dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, alle ore 15. Avversario dei bianconeri è stata la formazione juniores del tecnico Iuri Calabrese. Il risultato finale è stato di 4-0. In rete sono andati Mongiello, Leone e Minnucci, quest'ultimo autore di una doppietta.